Ricordatevi questo nome, TJ Maxx. In assoluto il mio posto preferito negli States in cui fare shopping. Io adoro questo posto. Come al solito non so quanto e cosa riuscirò a riprendere, quindi vi faccio vedere brevemente il motivo per cui adoro questo posto. Perché, guardate, questo è il prezzo dell'originale, diciamo, questo è il prezzo della borsa. In realtà da TJ Maxx lo paghiamo 149,99, da 2,50, ed è Michael Kors. Ovviamente tutto originale. Guardate questo. 99,99. E guardate qui, ci sono anche pezzi made in Italy che sono sempre più cari, 3,20, 169,99. Non è tutto bellissimo, ovviamente. Guess qui costa pochissimo, però quando poi ti abitui e riesci a scegliere le cose migliori in pochissimo tempo. Io ad esempio ho talmente tanta esperienza in questo posto che già so dove andare a guardare, già so dove hanno Kate Spade e Michael Kors. Il segreto di questo posto qual è? Che si trova un pezzo, al massimo due, di una borsa o delle scarpe, e quindi bisogna prenderli immediatamente, perché se torni dopo qualche ora o se si torna il giorno dopo non si trova già più. Guardate anche che selezione di valigie con prezzi ottimi. 69, 79, massimo 100 dollari per valigie così grandi. Questa è una valigia Samsonite e da 150,89,99. Aspetta, però cerchiamo il prezzo originale. 3,40, se il telefono, ecco, metti a fuoco. Proseguiamo. Andiamo adesso verso il reparto abbigliamento. Qui ci sono gli accessori. Adesso verso le scarpe, già ci sono scarpe per l'autunno. Allora, io vado direttamente verso il mio numero, che è il tra il 6,5, 6, 6,5, 7, quindi è già diviso per numeri. Allora, vi faccio un esempio: queste sono delle Puma molto carine. Io non le avevo viste l'altra volta, non c'erano qualche giorno fa. Vediamo il prezzo. Allora, il prezzo sarebbe 50, invece qui 34,99. Ma 50 è già un prezzo ridotto, perché il prezzo Puma sarebbe un altro ancora più caro. Queste sono Tommy Hilfiger. Vediamo se troviamo Italian. C'è sempre qualcosa di Italian. Ah, queste qui vanno tantissimo, ma mi sembra di averle viste anche in Italia. Guardate qui, ci ho fatti col pellicciotto. Queste le ho comprate anch'io. Queste sono Tommy Hilfiger, 29,99, ma il prezzo originale sarebbe 48, anzi il primo prezzo sarebbe 48, prezzo di TJ Maxx è 29,99. Ecco, anche queste le ho comprate, credo di avervele fatte già vedere. Sono Kate Spade, da 60 dollari a 29,99, quindi per 30 dollari queste infradito carinissime di Kate Spade. Come potrei non amare TJ Maxx? Perché, come vi ho detto già altre volte, mi piace fare shopping. Mi piace fare shopping, ma mi piace anche spendere poco, nel senso che non mi piace buttar via soldi così. Vediamo queste ciabattine Calvin Klein, bellissime,
32, che è già un prezzo outlet, a 19,99. Queste sono carinissime, sono anche il mio numero. No, queste sono troppo carine, mi vanno pure bene. Quasi quasi, ma come si fa a resistere? E queste sono le stranezze dello shopping americano. Vogliamo parlare di queste? Ah, vediamo qui, c'è un infradito Michael Kors, vediamo, 48,29,99. Ma io so che il prezzo è almeno tra i 60 e i 70. Sneakers Tommy Hilfiger, anche questa l'ho comprata con mia sorella, e qui costa 29,99. E oggi c'è anche la scarpa di Mary Poppins, guardate qui, lo stivaletto di Mary Poppins con un poco di zucchero alla pillola. Va giù la pillola, va giù la pillola, va giù. Basta un poco di zucchero alla pillola, va giù, tutto brillerà di più. Ancora pompon, ma questo è il numero 10, è troppo grande per me. E questo è in assoluto il mio scaffale preferito, perché c'è scritto clearance. Quindi oltre, guardate queste, sì lo so, sono quelle con i pompon, ok, però 7,99, le stesse dietro erano 24,99, perché queste sono ancora proprio gli ultimissimi pezzi, quindi li mettono qui, guardate, eccolo il fantastico cartellino rosso, da 24 a 20, $15. Calvin Klein, oh belline queste, no guardate, sono anche il mio numero. Oh oh. Ecco qui, adesso la scelta è veramente ardua. Però quelle bianche sono in clearance. Quale prendere? Tutte e due ovviamente. E questa è la mia soluzione. Queste $12, ma non credo siano Adidas. No. Comunque, avete capito il motivo per cui io adoro questo negozio? Questa è un infradito con zeppa che è in clearance, taglia 9 per fortuna, vabbè, tanto non è che mi piace tantissimo, $15. E guardate questa Kate Spade, no, sembra da sposa. Guardate che graziosa, per fortuna che è nu, però $39. C'è Kate Spade. Ok, abbiamo visto le scarpe, abbiamo visto le borse, ma vogliamo parlare di queste cose? Guardate l'arredamento, casa, i decori da TJ Maxx sono meravigliosi e costano sempre poco. Ad esempio, guardate questi strofinacci per la cucina per l'autunno. Prezzo sarebbe $8,599. Poi è sempre così carino, tutto ben arredato, ben organizzato. Bellissimo. Proviamo a guardare anche qui. Belle tazze. Il principio è sempre, guardate, $2,99. Guardate che bella questa. $2,99. Vi faccio vedere velocemente, questo è il reparto delle ceramiche. Guardate la pasta italiana rigatoni, guardate questa ciotola, io ne ho una proprio uguale a questa, $5,99, ed è bellissima. Come si fanno? No, guardate questi, questo 4,99 da $8. Guardate che belli questi, questo è bellissimo. Guardate questa alzatina di Rome, non c'era l'altro giorno,